Giustamente si è messo alle spalle del pilota ucraino che continua, probabilmente non ha danneggiato, però sicuramente l'aerodinamica qui alla curva Ascari avrà sicuramente dei problemi, perché ha perso tra le altre cose lo splitter, quindi tanto sotto sterzo, e vedete che arriva lungo ed è andato quasi... Qui c'è l'incidente, è stato toccato da Ronnie Valori, Enrico Fulgenzi, non ha colpe Ronnie Valori assolutamente, entrerà in pista sicuramente la safety car quando manca un minuto e 20 minuti più un giro alla conclusione della corsa, con una situazione di classifica è brutto danno per la vettura di Ronnie Valori che non c'entra assolutamente niente, ha centrato la vettura di Enrico Fulgenzi che è andato in testa a coda. Non so se è stato toccato Fulgenzi, sembrerebbe adesso l'inquadratura, ecco, non chiariva molto, ma la dinamica dà l'idea che ci sia stato sia stato baciato, ecco, il posteriore baciato lì. Con una classifica Rovera, Drudi, Kruglik, Pera che col quarto posto non perde tantissimo nei confronti di Rovera, Francesca Linossi, Pastorelli che a questo punto vince la Michelin Cup, arrabbiatissimo Ronnie Valori, non c'entra assolutamente niente. Allora vediamo qui, qui Kruglik è andato a toccare Fulgenzi, sicuramente qui è colpevole di... è la toccatina classica in variante. Poi qui invece c'era il tentativo di Mattia Drudi nei confronti di Alessio Rovera, naturalmente il ragazzo ha dato spazio, vediamo quello che è successo perché è di qui che è interessante. Allora c'è Fulgenzi, c'è Krugli che va a chiudere Riccardo Pera, però non lo ha fatto in maniera estremamente plateale. E qui i tre stanno andando, l'ha toccato. Kruglik probabilmente perché era senza splitter anteriore, è arrivato lungo ed è arrivato, poi si è trovato la strada sbarrata Ronnie Valori, si è trovato una macchina in mezzo e ha centrato la vettura di Enrico Fulgenzi. Beh, fortunato un Riccardo Pera che è passato un attimo prima che arrivasse la macchina, se no era nella stessa situazione di Valori. Safety car, gara di fatto conclusa perché mancava un minuto più un giro, per cui adesso disputeranno con la safety car il giro mancante, il tempo è già scaduto e verranno assegnati questi 20 punti, non 21 perché il giro più veloce è andato a Mattia Drudi, ad Alessio Rovera, mentre per quanto riguarda Riccardo Pera, quarto posto, quindi 10 punti. È ancora in vettura Enrico Fulgenzi. E comunque anche la vettura di Fulgenzi deve essere direi danneggiata in maniera importante, da buttare quella di Ronnie Valori, ma anche quella di Fulgenzi che è stata centrata in pieno dalla vettura di Valori. Fulgenzi che è stato toccato da Kruglik, debuttante in questa stagione nella Carrera Cup Italia. Safety car dovrebbe percorrere l'ultimo giro e poi questa gara. Sono state gare nervose le ultime due, ovvero l'ultima del Mugello e la prima di Monza, con tanto spettacolo ma anche tanto agonismo, a volte forse fin troppo, nonostante la buona volontà degli organizzatori della Porsche. Sì, devo dire che effettivamente gli animi erano belli accesi, tanto l'importante è che non si sia fatto comunque male nessuno, però effettivamente sì, diciamo che siamo arrivati con un po' di tensione alla fine di questa stagione e forse anche chi è entrato ha un po' esagerato, usiamo come scusante. Nell'agonismo ci sta perché sono corse. Allora passa a 172 punti Riccardo Pera, Alessio Rovera con 20 punti arriva a 171, quindi c'è un punto di differenza tra i due e a quel punto domani, gara probabilmente bagnata, i due si giocheranno il campionato.
leggero favorito potrebbe essere Riccardo Pera, perché partirà proprio davanti ad Alessio Rovere, perché la griglia di partenza verrà invertita, però ricordiamo che domani ci sono in ballo 15 punti più uno del giro più veloce, quindi un finale che si deciderà come proprio in quell'anno che tu hai citato, tra Enrico Fulgenzi e Alberto Cerqui, probabilmente all'ultima curva, all'ultima staccata. Ecco Enrico Fulgenzi che è stato tenuto precauzionalmente in macchina perché ha preso una grandissima botta, perché mentre Ronnie Valori è riuscito con l'avantreno ad attutire il colpo, le Porsche, lo ricordiamo, sono vetture non sicure ma ultra sicure, direi le più sicure in assoluto che si possano trovare nel mondo delle GT, in realtà Enrico Fulgenzi se l'è presa di lato e noi sappiamo che con altre vetture avrebbe realmente potuto farsi male, perché lì si va in terza e si appoggia in quel momento la quarta, sì, sì. Non siamo ai 40 all'ora. Quindi gara virtualmente finita con Alessio Rovere, Mattia Drudi, Kruglik al terzo posto, Riccardo Pera al quarto, Francesca Linossi al quinto e sesto. Grande applauso perché ha fatto una gara importante l'avvocato Luca Pastorelli, che vince la Michelin Cup e la sua terza esperienza con la Carrera Cup Italia, davanti ad Alex De Giacomi che era partito ultimo, quindi garone. Carissimo. Anche da parte del pilota bresciano, il quale nell'incidente con Reggiani al Mugello, vogliamo ricordare, non aveva colpe, c'era stato un contatto ma gli si era rotto un braccetto. Questo lo dobbiamo ad Alex, che non solo è un amico, certo, ma è anche una bravissima persona. Poi Selva, Lino Curti, Hans-Peter Küller, Carlo Curti, Reggiani e Walter Benn, ritirati Fulgenzi, Valori, Pellegrinelli, Cazzaniga, Quaresmina, Iacoma. Avete visto che Enrico Fulgenzi era un pochettino claudicante, sta bene, probabile che abbia preso un colpo alle costole, che sono le prime a soffrire in caso di questi urti. Classifica finale confermata con Rovere che di fatto dimezza il proprio svantaggio nei confronti di Riccardo Pera. Bellissima la gara di Alessio perché è riuscito a resistere a un pilota come Mattia Drudi, sicuramente più esperto e che conosce meglio la vettura di lui, che è un grande protagonista della Super Cup internazionale. Quindi il primo round va a vantaggio di Alessio Rovere. Questo è Ronnie Valori che è scosso da questo incidente. Beh, perché è un ragazzo che non ha grandi mezzi a disposizione, figlio d'arte perché suo padre, ricordiamo, aveva un team di monoposto, anche lui ha preso comunque un leggero colpo di frusta nonostante il collare Hans. Sfortunato perché aveva il budget per questa gara, stava facendo una corsa incredibile e purtroppo cose della vita, e sono le corse, anche quando non hai colpa, esatto, a volte vieni coinvolto.